Buongiorno a tutti, un velocissimo check. Mi sentite se avete avuto problemi? Vedo che siete già in 49, che siete entrati, quindi vuol dire che sta andando tutto bene. Io vi do soltanto, mentre aspettiamo che tutti accedano all'aula, volevo solo darvi qualche informazione. Allora, innanzitutto, attestato di partecipazione. Vi chiedo la cortesia di non sollecitarci. Voi riceverete una mail quando noi avremo approvato la vostra partecipazione all'evento di oggi. Noi dobbiamo fare delle verifiche, dobbiamo prendere appunto le registrazioni e anche il numero di tempo, cioè quanto tempo siete stati collegati. E dopo che abbiamo fatto questa verifica, vi approveremo e quindi voi riceverete una mail che vi dirà che da quel momento è disponibile l'attestato di partecipazione nella sezione I miei eventi. Seconda comunicazione di servizio, Claudia vi invierà il link dopo questa riunione per l'evento di domani. Intanto vi anticipo che è già disponibile anche la pagina, quella del 30 aprile, alla quale vi potete iscrivere per partecipare all'ultimo giorno di riunione del 30 aprile, alla stessa ora. Io avrei finito, vedo che siete 57, 55, mancano ancora una ventina di persone, però mentre aspettiamo che accedano, io darei a questo punto subito la parola a Claudia. Mi raccomando, per la giornata del 30 iscrivetevi. Possono iscriversi solo coloro che hanno comunicato il loro nominativo a Manuela. Se non è stato fatto questo passaggio, non è possibile più iscrivervi. Intanto, lascio la parola a Claudia. Grazie Claudia. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. È un piacere incontrarvi, anche se soltanto virtualmente, alla fine di questo periodo così cupo, no? La fase 1, siamo all'uscita della fase 1, in attesa di rivedervi dal vivo e ovviamente sperando che tutti voi stiate bene, che le vostre famiglie siano bene, che ci possiamo appunto rincontrare, anche se ancora non sappiamo quale sarà la nuova normalità, quale sarà il periodo di transizione che si presenta davanti a noi. Ci eravamo lasciati a marzo con l'idea di fare una riunione incentrata sullo European Green Deal, invece purtroppo abbiamo dovuto annullare tutto. Noi siamo in telelavoro ormai da 6 settimane, colleghi di Milano anche di più, però abbiamo deciso di riprogrammare comunque questa riunione. Ce lo avete chiesto voi, ma noi ci stavamo comunque pensando, abbiamo deciso di farlo, riteniamo che possa essere estremamente utile e a questo riguardo vorrei ringraziare il Formez, lo Europe Direct Roma Innovazione, perché ci mette a disposizione oggi e giovedì questa piattaforma, mentre domani ci sarà un'altra sessione dedicata a media e social media che sarà sulla piattaforma Zoom che è messa a disposizione dal Parlamento europeo e come diceva Claudia vi manderò poi i dettagli per poter accedere domani. E comunque una riunione su 3 sessioni un po' più spezzata e forse anche più succinta di quelle a cui siamo abituate, insomma sono in genere delle riunioni su 2 giornate, però speriamo altrettanto utile e comunque aperta al dibattito con gli strumenti che le piattaforme ci offrono, quindi in questo caso con la chat vi invitiamo a utilizzarla per fare le domande ai relatori di oggi e parleremo soprattutto ovviamente della risposta dell'Unione Europea al coronavirus, però soprattutto nella giornata di giovedì cercheremo anche di vedere quali attività stiamo realizzando, le vostre, le nostre ed eventualmente iniziative congiunte in vista del 9 maggio. Io oggi introduco la riunione in sostituzione
di Vito Borrelli, che come sapete da vari mesi sta svolgendo le funzioni di capo rappresentanza in attesa dell'arrivo del nuovo capo rappresentanza. Vito si scusa di non poter essere oggi qui con voi, purtroppo ha avuto un infortunio venerdì, una frattura della clavicola, sarà operato domani, quindi non poteva essere presente. Quindi io faccio questa introduzione riservandomi poi, diciamo, l'intervento vero e proprio sulle attività che stiamo realizzando per la giornata di giovedì. Con molti di voi sono stata in contatto nelle primissime fasi della pandemia, no? Quando praticamente sembrava che soltanto l'Italia fosse interessata dall'epidemia e non si capiva che cosa stesse facendo l'Europa. Insomma, diciamo che c'è stato sicuramente un momento nel quale non era chiaro cosa stesse succedendo nel nostro paese e insomma sembrava che l'Europa non intervenisse. E questo momento ci è costato caro in termini di fiducia dei cittadini italiani nei confronti dell'Unione Europea, anche perché è stato accompagnato da una campagna di disinformazione forte, forse anche orchestrata, diciamo, che in qualche modo voleva sia indebolire l'immagine dell'Unione Europea, sia creare confusione rispetto all'origine del coronavirus e alle implicazioni sanitarie. Una campagna di disinformazione che ha toccato soprattutto il nostro paese proprio per rafforzare il senso di isolamento e la mancanza di solidarietà. E, diciamo che forse possiamo dire che quella fase così irrazionale in cui sembrava che soltanto gli aiuti potessero arrivare dall'esterno dell'Unione Europea ce la siamo lasciata alle spalle. E sicuramente almeno gli addetti ai lavori stanno riconoscendo l'enorme sforzo che l'Unione Europea sta intraprendendo. In 4 settimane sono state riscritte le priorità di azione dell'Unione Europea, in alcuni casi riscritte le regole con massicci interventi che stanno dando una risposta comune, coordinata, rapida rispetto alla crisi che è in atto. Ne parlerà sicuramente Carlo dopo di me, ma giusto per dire, sostegno ai sistemi sanitari, sostegno alla ricerca, la sospensione del patto di stabilità, la sospensione delle regole sugli aiuti di Stato, l'intervento della Banca Centrale Europea, poi diciamo queste 3 reti di sicurezza decise adesso dal Consiglio Europeo, quindi SURE, quindi lo strumento di sostegno del MES, quindi insomma un elenco compreso il Recovery Fund che la Commissione dovrà sul quale dovrà definire, del quale dovrà definire caratteristiche, volume e anche la tempistica, presumibilmente per il 6 maggio. Quindi un enorme sforzo, un insieme di misure senza precedenti per rispondere a una crisi senza precedenti, una crisi sanitaria prima di tutto, poi economica, sociale e anche di fiducia. Ora lo sforzo maggiore è che non soltanto gli addetti ai lavori siano consapevoli di ciò che sta facendo l'Unione Europea, ma di arrivare a tutti, di arrivare ai cittadini. Questo è il lavoro che è il ruolo che gli uffici di rappresentanza stanno svolgendo con i cittadini, con gli stakeholder, con i giornalisti, con gli studenti. Quindi è il nostro ruolo, oltre a quello di sminamento dell'attività di disinformazione che purtroppo continua. Perché è una crisi forte, la Commissione ha deciso di istituire una comunicazione di crisi con una task force proprio per la comunicazione istituzionale sulla risposta al coronavirus, quindi con un grande sforzo di coordinamento interno, in modo che la comunicazione esterna sia appunto coordinata, strutturata, mirata, con un grande lavoro proprio sul contrasto alla disinformazione, quindi con il monitoraggio delle narrative tossiche quando si sviluppano, con la valutazione del tipo di impatto che queste hanno e quindi la decisione se agire o non agire e comunque come proporre delle narrative positive che siano legate alle azioni che l'Unione sta realizzando e alla solidarietà che si sta verificando tra i Paesi membri dell'Unione. È un grande lavoro che ci vede le rappresentanze ovviamente anche molto molto in avanti come protagoniste di questo sforzo, però la Commissione ha anche deciso di aiutarci con una task force composta da colleghi delle varie direzioni generali che siano italiani, nel nostro caso non ci sono task force per gli altri paesi, proprio per rafforzare
la nostra attività di comunicazione e darci gli strumenti per rispondere appunto da un lato alle narrative tossiche, dall'altro fornirci gli strumenti per le narrative positive. Oggi ne parleremo sicuramente con Alessandro Giordani perché in questo caso ha un duplice ruolo, quello di responsabile appunto delle reti dell'Unione Europea negli Stati membri, ma anche di coordinatore di questa task force che supporta la rappresentanza nella sua azione di comunicazione. Lo sforzo però è congiunto, non è soltanto della Commissione, al contrario, stiamo unendo le forze sempre di più. Soprattutto con gli amici del Parlamento europeo, e quindi oggi abbiamo chiesto a Carlo Corazza, che è il responsabile dell'ufficio del Parlamento europeo in Italia, di darci la prospettiva di quello che il Parlamento europeo sta facendo, perché sta anche fornendo gli strumenti per agire velocemente. Io avrei terminato qui, quindi mi sono tenuta nei tempi, spero di non aver sforato, e ripasserei la parola a Claudia Salvi, ringraziandovi tutti e sperando veramente di vedervi quanto prima. Sì, grazie Claudia. Prima di passare la parola al dottor Corazza, volevo soltanto dire una cosa ai nostri colleghi. So che alcuni di voi stanno avendo problemi con l'audio, non preoccupatevi, alla fine di questo evento, noi questo evento lo stiamo registrando. Dopodiché io consegnerò il link della registrazione a Manuela e Manuela lo condividerà con voi in modo che chi non ha potuto partecipare oppure che ha avuto problemi di audio potrà poi seguirlo tranquillamente dopo. Allora, passo la parola al dottor Corazza, prego. Sì, grazie mille. Prima di tutto vorrei ringraziare i colleghi della Commissione europea, Claudia, per questa ottima organizzazione, anche tutti voi del Formet. Molto importante quello che diceva Claudia, in questo momento dobbiamo veramente fare gioco di squadra, tutti quanti, Parlamento europeo, Commissione europea, le altre istituzioni. Naturalmente, gli EDI che CDE sul territorio possono giocare in questa fase un ruolo particolarmente prezioso. Siamo in una piena battaglia di comunicazione, diciamo di un tipo di propaganda portato avanti purtroppo anche da leader politici nazionali molto popolari e forse anche sostenuta da paesi che hanno tutto da guadagnare a una divisione, a un indebolimento dell'Unione Europea in questo momento così difficile. Sto pensando ai vari rapporti anche della Commissione Europea sulla disinformazione sostenuta dalla Russia, dalla Cina. Abbiamo visto che in alcuni sondaggi italiani purtroppo sembra che la Cina sia il nostro migliore alleato insieme alla Russia, mentre invece paesi, i nostri amici storici con cui abbiamo fondato l'Unione, come la Germania o la Francia, sono visti come dei nemici. Queste sono delle tendenze molto pericolose, così come sono molto pericolosi i sondaggi, non i sondaggi, ma i risultati dei sondaggi, che fanno emergere una maggioranza di italiani che ritiene auspicabile l'uscita dall'Unione Europea. Cioè, questa tendenza a cercare un colpevole che purtroppo nei momenti difficili come questo, in cui la gente è ansiosa, è piena di rabbia, è frustrata e quindi vuole trovare un famoso untore, indicare nell'Unione Europea, in alcuni nostri amici, stati partner, dei nemici, è secondo me un approccio distruttivo. Che può lasciare una brutta eredità dopo quando usciremo da questa crisi. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per lavorare insieme e per cercare di dare un'informazione corretta. Quindi la differenza tra propaganda e informazione corretta. Come diceva Claudia, è vero che all'inizio ci sono state delle esitazioni da parte anche della Commissione europea, la stessa Presidente si è scusata. Sassoli ha spinto molto nella fase iniziale. È vero che c'è stata una bruttissima gaffe da parte della presidente della BCE, Christine Lagarde, però è anche vero che qualche giorno dopo la BCE ha messo sul tavolo un programma senza precedenti di 750 miliardi di acquisti di titoli che si andavano ad aggiungere ai 120 miliardi decisi la settimana prima e ai 220 miliardi di quantitative easing già in corso, quindi stiamo parlando di 1.110 miliardi, e che 5 giorni fa addirittura la BCE è arrivata a accettare i titoli cosiddetti spazzatura, ossia tripla C, come garanzie da parte delle banche per avere liquidità. Quindi
gli sforzi che sta facendo la BCE, gli sforzi che sta facendo la Commissione Europea, che sta facendo il Parlamento, che sta facendo la BEI, che sta facendo il MES, eccetera, tutto l'apparato di strumenti che si potevano mettere in campo, è stato messo in campo nel giro di 3 settimane, di 3, 4 settimane, quindi stiamo parlando alla fine di tempi relativamente rapidi e di cose che non erano neppure immaginabili più di un mese fa. Andiamo un attimo per ordine. Perché il ruolo della BCE in questo momento è così importante? Perché è importante far capire a tutti quelli che pensano che con una banca centrale italiana o uscendo dall'euro staremo meglio? Allora, in questo momento noi abbiamo una barca grande e solida, con del legname molto, molto robusto, che ci sta consentendo di navigare nella peggiore tempesta che c'è stata da qui alla Seconda Guerra Mondiale. Se non avessimo il programma di acquisti della BCE che sta comprando i titoli italiani e li sta comprando più degli altri titoli, andando oltre il capital key. Capital key vuol dire che di solito la Banca Centrale Europea acquista i titoli in proporzione alla quota di capitale che ciascuno Stato membro della BCE ha versato nella banca. Quindi per l'Italia circa il 14%. Se voi andate a vedere i dati di marzo, la BCE ha comprato 12 miliardi di titoli del tesoro italiani e 2 miliardi di titoli del tesoro tedeschi, quindi sta assolutamente usando la forza dell'economia tedesca, olandese, austriaca, la BCE sta comprando i titoli delle economie più deboli, quindi questa è solidarietà europea, ci permette letteralmente di indebitarci, perché se non avessimo questi acquisti il nostro debito sarebbe già insostenibile perché non pagheremmo il 2%, il 2,5% di interessi, ma pagheremo il 6, il 7 e sarebbe sempre più difficile per noi avere accesso ai mercati finanziari. Quindi la sospensione del patto di stabilità e le deroghe alle regole sugli aiuti di Stato hanno senso per l'Italia solo ed esclusivamente perché la Germania, l'Austria, l'Olanda, la Finlandia e via dicendo, che sono stati tripla A, ci aiutano a indebitarci sostanzialmente a delle condizioni che sarebbero inimmaginabili per la Banca d'Italia. Questo è un punto molto importante da chiarire. Se non ci fossero gli acquisti della BCE, se la BCE non stesse dando liquidità a tassi negativi dello 0,5% alle banche, non avremmo potuto sospendere i mutui. Non sarebbe stato possibile avere delle garanzie pubbliche per i prestiti da 25.000 euro o per un quarto del fatturato. Non ci sarebbe tutta questa liquidità potenziale che sta arrivando, speriamo arriverà il prima possibile, alle imprese italiane. Primo punto. Allo stesso tempo anche la sorveglianza della BCE ha rilassato i suoi criteri. I criteri di Basilea 3 sono applicati in maniera molto rilassata, quindi la ratio di capitale non sempre viene rispettata, quindi le banche possono prestare di più, così come l'analisi sulla qualità dei debitori, il rapporto di non performing loan e via dicendo. Quindi anche qui le banche possono essere molto più tolleranti con cattivi debitori e prestare più facilmente e più rapidamente grazie alla sorveglianza BCE. Questi sono tutti effetti fondamentali sull'economia reale italiana e vanno spiegati alle imprese delle vostre regioni. Cos'altro sta facendo di fondamentale l'Unione Europea? L'Unione Europea sta delineando degli strumenti comuni per reagire a una crisi che è simmetrica ma che può avere degli effetti asimmetrici. Mi spiego meglio. Oggi il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha fatto una bella intervista con Francesca Bassi su Corriere della Sera, in cui ha spiegato che è fondamentale mantenere la coesione sociale e territoriale e il level playing field. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi da un lato abbiamo degli stati come la Germania, l'Austria, l'Olanda, la Finlandia, che hanno degli spazi fiscali molto grandi e che quindi possono indebitarsi a dei tassi molto bassi e possono aiutare le loro imprese, i loro lavoratori, le loro economie molto più di altri stati come la Grecia, l'Italia o la stessa Francia, noi matematicamente avremo una rottura del mercato interno, perché non è possibile avere nello stesso mercato, con la stessa moneta, imprese di serie A e imprese di serie B, imprese che pagano
il 2%, il 3% per avere accesso al credito, che magari hanno poco accesso al credito, a imprese tedesche o olandesi che hanno lo 0,1% di tasso di interessi e vengono inondate di aiuti e di liquidità. Basta ricordare quello che ha detto la stessa von der Leyen nel corso dell'ultimo Consiglio europeo. Di tutti gli aiuti che sono stati dati finora, da quando sono state sospese o comunque rese flessibili le norme sugli aiuti di Stato, la metà sono stati dati dalla Germania. Quindi è evidente che per mantenere il level playing field, per mantenere la coesione sociale, per mantenere unito il mercato interno, abbiamo bisogno di strumenti europei. Cosa abbiamo sul tavolo oggi? Claudia l'ha ricordato bene prima. Abbiamo tre strumenti. Uno per i lavoratori, sure, stiamo parlando di una mutualizzazione del debito, perché sono delle garanzie sui bilanci nazionali, quindi anche qui gli stati più forti con la AAA stanno consentendo agli stati più deboli di avere accesso a una linea da 100 miliardi a tassi che saranno vicini allo zero per aiutare i loro lavoratori a avere cassa integrazione e assicurazione sulla perdita del lavoro. Secondo strumento, stesso meccanismo, sempre mutualizzazione dei costi della crisi, sempre garanzie su bilanci o versamenti nel capitale della BEI, una nuova linea da 200 miliardi che si aggiunge a una linea esistente da 40 miliardi, quindi 240 miliardi di prestiti AAA, sempre con interessi vicino allo zero, potenzialmente anche a lunghissimo termine, che avvantaggeranno soprattutto paesi come l'Italia, perché sono quelli che hanno il costo del debito più difficile, l'accesso al credito più difficile. Terzo strumento, e qui veramente bisogna mettercela tutta per andare oltre la cortina fumogena che è stata creata dal sovranismo, non so come vorrei chiamatelo come volete. È il MES. Il MES è stato detto e ridetto dal direttore generale Draghi, dal segretario generale Nicola Tremaglioli, anche Charles Michel oggi lo ripete, Centeno, il portavoce di Centeno, in tutti i modi possibili e immaginabili è stato spiegato per filo e per segno perché viene rispettata la condizione data dell'articolo 136, che ci saranno condizioni standard, che non ci sarà nessuna condizione ex post. Insomma, questo veramente è un esempio scuola di disinformazione. Il MES sono 37 miliardi per l'Italia, 240 miliardi per tutti i paesi europei, pari al 2% del PIL, per spese sanitarie dirette e indirette con un'interpretazione che sarà abbastanza vasta, quindi si potrà utilizzare per tante cose. E se c'è un paese che in questo momento non si può permettere di dire di no al MES, è l'Italia. Quindi è necessario insistere per chiarire, forse sarà anche più facile dal 1 giugno in poi, quando avremo tutti i dettagli delle condizioni del prestito, quanto sarà lungo, quanto saranno gli interessi e via dicendo. Però su questo bisogna veramente insistere, perché questi strumenti, che sono circa 80 miliardi di crediti agevolati per l'Italia, per imprese, lavoratori e sanità, sono indispensabili per i paesi più deboli, quindi sono indispensabili per la Spagna, per l'Italia, per il Portogallo e per la Francia. Bisogna che questi paesi li usino, perché sennò ci sarà uno shock legato allo stesso sopravvivenza del mercato interno. Concludo sottolineando quello che sta succedendo sul recovery plan. Io ho avuto una riunione con l'ambasciatore Massari, il portavoce di Centeno, il capo di gabinetto Gentiloni, Buti e il segretario generale del MES per approfondire appunto il recovery plan. Come sapete, il Parlamento europeo 10 giorni fa ha chiesto chiaramente un recovery plan da almeno 1.500 miliardi, con anche soldi a fondo perduto e con la possibilità di emettere dei titoli acquistabili dalla BCE, quindi i famosi recovery bond. Quello che si va delineando, ma adesso lo vedremo meglio, spero già dal 6 maggio, quando la Commissione metterà sul tavolo la sua proposta, è un fondo di circa 1.500 miliardi che avrà una parte rilevante anche di risorse a fondo perduto, ossia non prestiti come Sure, BEI e MES, ma soldi dati nell'economia, nei settori che hanno subito più danni. Quindi sicuramente si parla molto del turismo, si parla, insomma, vedremo, ma se fosse appunto il turismo uno dei settori che più beneficeranno, Breton addirittura parlava di un quinto delle risorse per il turismo, è chiaro che degli stati come la Spagna e l'Italia saranno sempre quelli più avvantaggiati. Quindi anche qui
c'è una prova chiara di solidarietà europea. Allora, io penso che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sarà molto importante fare delle iniziative insieme, Parlamento, Commissione, possiamo invitare esperti della BEI, come abbiamo già fatto, esperti della BCE, esperti del MES, e lavorare con voi a livello regionale. Noi siamo pronti a invitare i parlamentari eletti nelle vostre regioni, ovviamente non è che sono tutti euroentusiasti, ci stanno anche gli euroscettici, anzi forse c'è una maggioranza di euroscettici, però insomma, comunque il dibattito con degli esperti può aiutare, secondo me, a far capire meglio alle imprese, ai cittadini e ai lavoratori cosa sta facendo effettivamente l'Europa. Domani ci sarà un'altra parte della vostra riunione dove ci saranno anche i colleghi Valeria Fiore e Maurizio Molinari per i social e la stampa. Io penso che questo potrebbe essere un momento storico non solo per l'Europa, ma anche per il rapporto che noi italiani abbiamo con l'Unione Europea. Siamo passati da un euroentusiasmo acritico che avevamo fino a 10 anni fa a una sorta di tutti ci vogliono male, tutti ci vogliono fregare, tutti. In questo momento gli italiani sono costretti a aprire gli occhi perché davanti a una tragedia così uno è obbligato e vedranno chi sta effettivamente aiutando l'economia italiana, i lavoratori italiani, le imprese italiane e chi invece fa solo propaganda. Quindi è veramente fondamentale dar loro la possibilità di informarsi in tutti i modi possibili e immaginabili. E vi ringrazio davvero per tutti gli sforzi che farete sui social, con eventi, con i vostri strumenti di comunicazione per darci una mano in questo momento così fondamentale. Vi ringrazio e naturalmente sono a vostra disposizione se avete domande, richieste di chiarimento, qualsiasi cosa. Grazie mille, dottor Corazza. Vedo che non ci sono domande da parte dei colleghi. A questo punto dobbiamo aspettare che si colleghi Giordani. Chiederei la cortesia a Manuela, se è collegata, di allertare il dottor Giordani, anche perché forse il dottor Corazza ha terminato qualche minuto prima, quindi non eravamo preparati. 14 minuti e mezzo. È stato bravissimo, devo dire. Ora vediamo un attimo come riempire questo tempo in attesa che si colleghi il dottor Giordani. Anzi, a questo punto ne approfitterei per chiedere a Claudia di intervenire nuovamente e casomai raccontare qualcosa di quello che potrà succedere nei prossimi mesi. A livello di organizzazione della rete, insomma, Claudia, intrattienici mentre aspettiamo il dottor Allora, Giordano. vi intrattengo volentieri, anticipando anche qualche cosa di quello che poi diremo sulle attività che stiamo organizzando in vista del 9 maggio. Prima di tutto abbiamo chiesto a tutti voi, vedo però che è arrivata una domanda sul MES senza condizionalità. Francesco Di Crescenzo chiede, vorrei fare una domanda sul MES Arrivate senza due condizionalità. domande, per la verità sono arrivate due E allora domande. passiamo la parola a queste cose, ne parleremo giovedì. Io passo molto volentieri la parola Esatto. a Carlo per rispondere su domande su questi temi, perché credo che sia proprio l'obiettivo di questa parte del seminario. Quindi Carlo, ti chiedo di intervenire, le domande te le legge Claudia Sì, Salvi. allora, Perfetto. recovery bond, ancora non abbiamo notizie più specifiche? Questa è la prima domanda che viene da parte di Niccolò Valguarnera. Allora, quello che noi sappiamo di sicuro è che ci saranno questi recovery bond, perché ci sono state dichiarazioni da parte dei vertici dell'Unione Europea e di vari leader. Questi recovery bond saranno garantiti, quasi sicuramente sul bilancio europeo. Ci saranno delle soluzioni ponte probabilmente da qui all'entrata in vigore del nuovo bilancio europeo, che non sarà prima del 2021. Sono dei titoli che possono essere acquistati dalla Banca Centrale Europea e che quindi beneficiano di un accesso privilegiato ai mercati finanziari, anche qui a dei tassi vicino allo zero. Quindi è un modo molto comodo,
ripeto, specie per paesi come l'Italia, per indebitarsi a lunghissimo termine e anche per l'Unione Europea per dare dei soldi a fondo perduto. Su questo sarà importante anche verificare se ci saranno delle risorse proprie. Nel caso dovessimo avere, come chiede il Parlamento Europeo, delle risorse proprie, come ad esempio la tassazione su importazioni di prodotti altamente inquinanti da paesi terzi o su transazioni finanziarie a carattere speculativo o su giganti del web, questo tipo di risorse proprie darebbe una liquidità ulteriore e garanzie ulteriori per emettere questi recovery bond. Vorrei fare una domanda sul MES senza condizionalità. Chiarire se è possibile il Sì. MES senza condizionalità, perché poi è arrivata anche una specifica. Allora, il MES è, come sapete, un fondo di investimento, scusi, un fondo di garanzia, un'assicurazione che gli stati hanno deciso di definire per uscire dalla crisi dei debiti sovrani. Ha funzionato, diciamo, male, tra virgolette, con la Grecia, perché obiettivamente la Troica, diciamo, è andata, secondo me, al di là di un ruolo di spingere verso riforme molto meglio con l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna. Il MES di cui si parla oggi non ha nulla a che vedere con il MES, diciamo, storico, tra virgolette. Semplicemente usa i fondi versati dagli stati, già versati dagli stati, sottoscritti e con l'impegno, che sono circa 80 miliardi, per avere una linea di credito completamente nuova, che quindi non è soggetta alla ratio e ai meccanismi e al tipo di condizionalità a cui di solito sono soggette le linee di credito per i singoli stati membri. Infatti questa linea è aperta con condizioni standard a tutti gli stati che ne fanno richiesta e l'unica condizione, che è quella prevista dall'articolo 136 del trattato, che quindi ci deve essere, è quella di essere utilizzata per spese sanitarie dirette o indirette. Chiunque vi dica delle cose diverse da questi mente, o sapendo di mentire o perché non è ben informato. Vi consiglio di andare sul sito del MES, dove trovate tutti i chiarimenti. C'è una bella intervista, quella che ha fatto Agorà, da Nicola Giammarioli, che è il segretario generale del MES, che è un italiano, e spiega esattamente. L'unica cosa che resta da chiarire sulla nuova linea di credito per spese sanitarie dirette e indirette è quanto saranno lunghi i prestiti e quali saranno i tassi di interesse. Queste sono le uniche due cose che restano da chiarire. Per il resto è tutto chiaro, e se io, ad esempio, come portavoce del Parlamento europeo, sapendo che la metà dei miei parlamentari è contro il MES, mi permetto di dire queste cose pubblicamente, perché sono sicuro al mille per mille che così è, se no ovviamente non rischierei la carriera e il posto di lavoro. Sì, dottor Corazza, c'è ancora una domanda da parte di Stefania Fenati. Cosa si intende per soluzioni ponte? Si parla di possibile allungamento della programmazione finanziaria 2014-2020 di un anno. È possibile che succeda? Questo non, sì, tecnicamente, se non c'è un accordo sul nuovo bilancio, sì, per forza, perché se no non avremo più strumenti. Quando si parla di posizione ponte, si parla di meccanismi analoghi a quelli del piano di finanziamento europeo, cioè di usare in parte le garanzie della BEI, in parte le garanzie di quello che resta del bilancio europeo, per già avere una prima parte di recovery bond di risorse che possono essere utilizzate nei prossimi mesi. In questo momento il tempo è fondamentale per la credibilità della risposta dell'Unione Europea. Quindi è evidente che se la risposta europea arriva nel 2021, diciamo, a livello di comunicazione, di immagine, ma anche di impatto economico, sarebbe un vero disastro. Quindi è essenziale che queste soluzioni ponti funzionano, ma io non vedo problemi sulle soluzioni ponti. Ne ha parlato anche il Presidente Sassoli. Abbiamo sia il MES che la BEI che il bilancio europeo che possono essere utilizzati come strumenti di garanzia temporanei in attesa del nuovo bilancio.
Non mi sembra che ci siano altre domande per ora, quindi stiamo ancora intanto contattando il dottor Giordani per capire. Ah, lo vedo tra i partecipanti, ma non lo vedo tra i relatori, il dottor Giordani. Quindi non so quello che sta accadendo. Claudia, ti chiedo a questo punto di intervenire nuovamente e di raccontarci qualcosa. Va bene, nel frattempo cerchiamo di collegare Alessandro Giordani, vi intrattengo volentieri. Credo che questa prima, tra l'altro, questa prima relazione sia stata utilissima per tutti quanti noi, perché insomma su questi temi siamo chiamati a confrontarci, quindi è importante che abbiamo tutti gli strumenti e le munizioni. Vedo una domanda pure di Maurizio Potente, magari risponderemo. Per contrastare le narrazioni tossiche di cui parla Claudia sul MES, è possibile definire i tempi di restituzione e i tassi di interesse? Beh, è quello Entro il primo giugno. di cui stava parlando Claudia. Entro il primo giugno avremo tutti i dettagli di questo. L'unica cosa che già sappiamo e che non piacerà, però è così, è che i prestiti del MES sono prestiti privilegiati, quindi insomma, vanno restituiti con un grado di priorità. Questo è già stato detto da Gian Marioli, però insomma, dobbiamo restituire i prestiti. Anche col buono del tesoro, ecco, nel caso di per forza. La grossa differenza tra i buoni del tesoro italiani e i prestiti del MES è il costo. Il costo del MES è più alto dello 0,2%, 0,3%, questo sono i prestiti del MES, non è mia invenzione. Quindi, se fossero dei prestiti a 10 anni, mi sembra verosimile che siano prestiti ad almeno 10 anni. I nostri titoli a 10 anni pagano quasi il 2%, quindi fate i conti, sono circa 10 volte, un risparmio di 10 volte rispetto agli interessi che paghiamo sui nostri titoli del tesoro. Capite perché il dibattito, chi vuole il MES è traditore della patria, chi non lo vuole invece difende la patria, è un dibattito surreale, cioè chi vuole bene all'Italia in questo momento si prende il MES di corsa. Grazie mille, dottor Corazza. Intanto vedo che si è collegato il dottor Giordani. Quindi chiedo cortesemente al dottor Corazza di disattivare la webcam e il microfono e invece passo la parola al dottor Giordani. Dottor Giordani, cortesemente facciamo una prova audio per vedere Mi se la sentiamo sentite? bene? Sì? La sentiamo benissimo. Le lascio la parola allora. Sì, ciao a tutti. Immagino siate tutti gli Eurodirect italiani collegati. Ci siamo già sentiti sotto varie forme a partire dal gruppo WhatsApp. Io non volevo fare grandi disamine di contenuto specifico perché ne avrete avute tantissime e credo che il funzionamento dei meccanismi e di quello che è stato deciso dal Consiglio europeo sia stato relativamente chiaro e divulgato, anche se tante cose non sono chiare per forza di cose, proprio perché la Commissione dovrà metterle in musica su una serie di proposte a partire da quella del 6 maggio. Io volevo dirvi anzitutto un grazie per quello che è la vostra attività adesso e per il tipo di resilienza che avete avuto nel spostarvi su delle. Mi sentite? Mi sentite anche così? Sì, la sentiamo bene, dottor Giordani. Perfetto. Ah, ok, perfetto, no, perché con le cuffie io avevo un rimbombo e un ritorno di eco. No, dicevo, noi abbiamo attenzionato da un punto di vista di comunicazione, come voi sapete, anche a livello di DGCOM, l'Italia in maniera particolare, proprio perché ha una volatilità dell'opinione pubblica che è particolarmente acuta adesso. E come diceva questa mattina Massimo Gaudina, credo ha ragione, nella riunione dei political reporters su a Bruxelles, l'inizio di questa tragedia che c'è stata in Italia e anche in altri paesi ha dato un imprinting alla percezione degli italiani per quanto riguarda l'assenza, la non presenza o l'egoismo di Bruxelles che è difficile da scardinare. Anche se la mia personale impressione è che dopo il Consiglio europeo della settimana scorsa si sia impossessato un pochettino del linguaggio mainstream un qualche cosa di leggermente più positivo.
Tant'è che se voi guardate la dicotomia del Dibattito Eurobond morte è stata sostituita da una dicotomia loan versus grants, quindi prestito perduto rispetto, cioè, diciamo finanziamenti a fondo perduto rispetto a prestiti, dando in qualche modo per scontato che. Giordani, chiedo scusa se la interrompo. Può parlare a voce un po' più alta perché ora si sente Ora molto si sente basso. basso, allora forse ritorno con le cuffie. Era per comodità mia, ma se per voi è meglio con le cuffie, lo facciamo con le cuffie. Mi fate sapere? Mi sentite meglio adesso? È meglio, è più Sì, forte? sicuramente. Ok, allora tengo le cuffie. No, dicevo, la dicotomia nel dibattito tra bond o morte è stata sostituita da una dicotomia anche nel discorso pubblico e che verrà sempre più forte tra prestiti a fondo perduto, finanziamenti a fondo perduto contro prestiti. Allora, questo significa che da un punto di vista dell'opinione pubblica, di un certo milione di opinione pubblica, il fatto che gli Eurobond si siano dati per assodati, perché comunque il Recovery Fund in qualche modo dovrà basarsi su dei titoli e quindi su una solidarietà europea per emettere questi titoli e che quindi i proventi di questi titoli vengano poi spesi sotto forma di finanziamenti a fondo perduto piuttosto che piuttosto che di prestiti, è un qualche cosa che ha fatto fare un balzo in avanti anche nella percezione pubblica, cioè si danno in qualche modo gli Eurobond per assodati. In realtà non lo sono al 100% perché ci sono mille cose, mille specificità da vedere a partire dalla proposta che la Commissione farà su come costruire questo Recovery Fund. Tuttavia, una prima lezione che noi abbiamo tirato in questa Task Force Italia che si è anche costruita a Bruxelles per seguire ed assistere la rappresentanza a livello di comunicazione, è che, e l'avevo scritto anche nel gruppo WhatsApp, però vorrei ribadirlo qui, abbiamo bisogno di evitare che si sedimenti un sentimento di frustrazione adesso su quello che sarà il dibattito fondo perduto oppure prestiti, perché sarà un dibattito anche molto forte e non c'è accordo al momento che si sia disegnato nel quadro del Consiglio europeo su questo. La Commissione ha detto molto chiaramente che secondo noi ci sarà un misto e una compresenza di entrambi gli elementi. Ovviamente tutto il dibattito sarà su quanto sarà un regalo, quindi a fondo perduto, una vera solidarietà, una vera unione dei trasferimenti, così come uno Stato compiuto può fare, e quanto invece sarà una cosa che comporterà comunque dei prestiti. Ora, ricordiamoci sempre che dei prestiti fatti a 30 anni a tasso zero equivalgono praticamente a un fondo perduto, poi di fatto, perché poi le situazioni economiche cambiano, c'è la ripresa prima o poi, eccetera. Quindi molto si giocherà anche sulle scadenze di questi prestiti, ma è vero che per come è volatile l'opinione pubblica italiana e per come si sta polarizzando, il dibattito sicuramente si incendierà di nuovo sulla porzione di fondo perduto rispetto ai prestiti. Io qui ribadisco una cosa che noi abbiamo visto molto bene anche dal punto di vista degli altri paesi, e cioè che come messaggio che deve passare è quello di cercare di fare capire anche all'opinione pubblica italiana che noi non siamo solamente un'unione di popoli o un popolo europeo e un'unione di stati. Siamo anche, e l'ho ribadito più volte, ma per me è fondamentale che lo passiate anche come concetto nei dibattiti, siamo anche un'unione di democrazie nazionali. E le democrazie nazionali, in quanto democrazie, obbediscono alle leggi del consenso e alle leggi del supporto democratico a livello nazionale. Quindi anche l'Olanda, anche la Germania, anche la Finlandia hanno un'opinione pubblica che vede comunque un paese come il nostro che ha delle magagne sistemiche, non solamente per quanto riguarda il debito pubblico, ma ad esempio anche per quanto riguarda la capacità di assorbire i fondi strutturali, sappiamo bene qual è la piaga in questo senso, alle quali bisogna vendere comunque una gestione di una solidarietà che passa da un'unione che comunque si è mossa con una capacità di bilancio molto ridotta finora, pari all'1% del PIL, ad un'unione di trasferimenti, perché questo è il finanziamento a fondo perduto. E le dinamiche
che noi vediamo nel nostro paese di consenso e di percezione dentro una procedura democratica in cui c'è un Parlamento e c'è un'opinione pubblica che può o meno supportare un negoziatore italiano in Europa, sono le stesse dinamiche che ci sono anche negli altri paesi. Se ci si mette nei panni degli altri paesi e ci si rende conto che non solo noi siamo una democrazia che ha un discorso di consenso, da far passare alla propria opinione pubblica quando si tratta di fare passi anche di organizzazione di questo tipo, ebbene è un qualche cosa che ci mette quantomeno in una posizione più equanime, perché è facile fare gli europeisti con le opinioni pubbliche degli altri, se mi permettete di mutuare un'espressione più volgare che c'è in altri ambiti, perché in questo caso noi abbiamo visto, per esempio, l'Olanda fare dei conti molto stringenti sull'evoluzione del debito pubblico italiano negli ultimi 30 anni, sull'evoluzione del debito pubblico dei paesi del nord negli ultimi 30 anni, fatto anche con certi sacrifici, e questo non è necessariamente un qualche cosa che ci metta in una posizione, in una luce particolarmente favorevole. L'Italia ha ovviamente le sue ragioni sia in termini di costruzione, di salto in avanti nella costruzione solidaristica dell'Unione Europea, che nell'emergenzialità di adesso, però attenzione a, diciamo, a comprendere o a voler essere eccessivamente indulgenti su questo sedimentarsi di una percezione: sono cattivi, sono brutti e sono egoisti, mentre noi per una volta che chiediamo qualcosa non abbiamo niente. Questa è un'Europa che si costruisce su 27 opinioni pubbliche con un circuito democratico nazionale per ciascuna di queste opinioni pubbliche. La seconda cosa che in positivo che noi abbiamo tratto da questi ultimi mesi di crisi e di risposte, è che si può a buon diritto dire che la risposta europea è stata una risposta europea, nel senso che non è stata e non si profila come una risposta intergovernativa. Il fatto, e io avevo insistito sul gruppo WhatsApp su questo, che ciò che si prospetta, perché il Consiglio europeo lo ha già detto e perché la Commissione poi si appresta ancora di più ad andare in questo solco, e cioè il fatto che l'innalzamento dei margini del bilancio pluriennale è un innalzamento che permetterà di innestare delle garanzie che ci permettono poi di andare sul mercato e creare molte più risorse di prima, e che questi soldi, una volta che verranno presi sul mercato attraverso dei titoli, verranno poi rinfilate nel bilancio europeo ordinario, che ha le sue regole, le sue prospettive, i suoi controlli, le sue priorità. Ad esempio, la risposta più classica è il fatto che qualunque euro speso nel bilancio europeo e nel quadro giuridico dell'Unione Europea è un euro sottoposto ad un controllo del Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto molto molto stringente. Quindi il fatto di dire la risposta è stata europea, ma non è stata intergovernativa, è stata europea e si profila europea anche a livello sovranazionale, non è una cosa, diciamo, innocente, una cosa che non faccia la differenza, perché c'è un discorso di controllo democratico, c'è un discorso di solidarietà vera, e reinfilare queste risorse dentro il bilancio europeo e spendere i soldi del Recovery Fund attraverso il bilancio europeo e le priorità che il Parlamento europeo avrà acconsentito, perché vi ricordo che il quadro finanziario pluriennale, a differenza del bilancio annuale che è anch'esso praticamente deciso in codecisione tra il Consiglio e il Parlamento, il quadro finanziario pluriennale chiede sì l'unanimità del Consiglio, quindi degli Stati, ma un voto di assenso del Parlamento europeo attraverso, in assenza del quale non c'è il quadro finanziario pluriennale. Quindi la proposta della Commissione dovrà tener conto del fatto che c'è un Parlamento con alcune sensibilità politiche, e il rilancio di questo Recovery Fund e la destinazione dell'uso di questa solidarietà che per la prima volta si fa con dei titoli, verrà fatto nel quadro giuridico dell'Unione Europea. Non era scontato. Voi ricordate benissimo che il MES è un trattato internazionale, così come il Fiscal Compact, fatto al di fuori del quadro giuridico dell'Unione Europea. E quindi essere al di fuori del quadro giuridico dell'Unione Europea significa, per esempio, avere un ruolo praticamente nullo del Parlamento Europeo, e in fondo un ruolo molto relegato a arbitro e tecnico della Commissione e non di iniziatore politico, come invece è in questo caso. Aver detto da parte del Consiglio europeo il Recovery Fund è necessario ed urgente e dovrà essere ancorato nel quadro finanziario pluriennale, sulla base del quale noi chiediamo alla Commissione di fare una nuova proposta, che dovrebbe uscire il 6 maggio poco dopo, è una cosa che ci permette di dire che abbiamo una risposta europea non intergovernativa dove lo Stato più grande vince,
ma nel quadro giuridico dell'Unione Europea, dove la volontà democratica di questo abbozzo di popolo europeo si può fare sentire. L'altro argomento forte, che credo sia necessario far passare ad un'opinione pubblica che non ascolta argomenti tecnici, è il fatto che rincanalare queste risorse aggiuntive trovate attraverso il recovery fund e l'emissione di titoli dentro il bilancio europeo permette di fare quello che veramente io chiamavo un piano Marshall, nel senso che se oggi noi utilizziamo il MES, uno dei limiti ratio materie per materia del MES è che i soldi, pur senza condizionalità, pur molto vantaggiosi in termini di prestito, eccetera, sono limitati alle spese Covid. E poi si può discutere cosa vuol dire dirette o indirette, ma sono limitate alle spese per la crisi. Creare invece un recovery fund attraverso dei titoli che drena delle risorse dal mercato che sono inimmaginabilmente superiori di quelle che avremmo avuto utilizzando il bilancio classico, reincanalandole dentro il bilancio europeo, però, significa, ad esempio, non avere questo limite ratio materie della crisi, non doverci limitare delle spese Covid, ma per esempio poter finanziare in maniera inaudita rispetto a prima il Green Deal e il Digital. Quindi il secondo messaggio che volevo passare è attenzione a dire che è stata una risposta europea e basta, è stata una risposta europea, ma non nel senso intergovernativo come era stato fino a poco tempo fa, come era stato col MES, come era stato col Fiscal Compact, come era stato con tutte quelle soluzioni trovate in maniera magari encomiabile, ma in fretta e furia dopo la crisi del 2009-2012, dove si erano fatti dei passi in avanti. Anche lì inimmaginabili in termini di integrazione e di vincoli europei, ma utilizzando il corno intergovernativo dell'Unione, non quello prettamente del quadro giuridico dell'Unione, dove il Parlamento europeo ha una forte valenza. Ecco quindi che reincanalare il recovery fund attraverso il budget comunitario fa la differenza in questo senso e quindi va detto. Il terzo messaggio siamo stati spettatori in questi ultimi giorni, e attenzione, questo la von der Leyen l'ha già detto, anche con la nuova proposta di quadro finanziario pluriennale che utilizzerà il recovery fund nel suo seno, non si deflette dal Green Deal e dalle grandi priorità che erano state designate. Questo cosa vuol dire? Che il concetto di ripresa attraverso questo salto di quantico, questo salto di qualità che ci vedrà utilizzare i fondi di un debito pubblico europeo, comunque con dei titoli europei, è un qualche cosa che andrà al servizio delle grandi priorità del quadro finanziario pluriennale, così come era stato già presentato prima, Green Deal e Digital, e non si deflette da questo proprio perché l'intuizione politica che stava alla base di quello che era la prima proposta del quadro finanziario pluriennale della Commissione pre-crisi viene concepita oggi come uno strumento per uscire dalla crisi. Quindi non è che ci dimentichiamo o passa in secondo piano il Green Deal e il mercato unico digitale piuttosto che il mercato interno resiliente, quelle che erano le proposte della Commissione all'inizio, ma viene rafforzato e concepito come uno strumento per uscire dalla crisi. Io vi ricordo solo che grazie al fatto che nessuno andava in macchina e nessuno andava in giro, abbiamo avuto dei target di PM10, dei target di emissione di gas a effetto serra per un'eterogenesi dei fini insperati rispetto a quello che avremmo faticosamente raggiunto pian piano con Kyoto, Parigi, eccetera. Ebbene, ci troviamo con questo vantaggio, tra virgolette, dovuto alla crisi, innestare adesso le politiche del Green Deal, finanziandole in maniera anche accresciuta attraverso un quadro finanziario pluriennale accresciuto attraverso i bond, eccetera, è un modo per ottenere quella crescita e quella recovery, quindi quella ripresa, che non è un finanziamento a pioggia per tamponare le perdite della. Le misure solidaristiche sono le misure immediate. Il quadro finanziario pluriennale è per 7 anni. E come dico, non deflette da Green Deal e Digital attraverso un polmone di risorse che sarà per la prima volta, quantomeno negli auspici, molto più grande di prima perché c'è una necessità di recovery, ma lo si fa attraverso degli strumenti di lunga gittata come quelli che erano stati proposti all'inizio. La penultima cosa che volevo dirvi è che in tutto questo bailam è stato evidentemente posticipato l'inizio della conferenza sul futuro dell'Unione. Che noi vogliamo che voi Eurodirect partecipiate in maniera attiva appena partirà e che
A causa di questa crisi, con ogni probabilità, la divisione del lavoro che ci si era dati tra Parlamento e Commissione, dove il Parlamento avrebbe affrontato all'interno di questa conferenza sul futuro dell'Unione le questioni più prettamente istituzionali, e ne erano state identificate due, ve lo ricorderete, le liste transnazionali per eleggere il Parlamento europeo e poi il Presidente della Commissione, da un lato, e appunto l'elezione poi del Presidente della Commissione, quindi cose prettamente istituzionali che andavano al Parlamento. E poi cose più prettamente di policy che avrebbe gestito la Commissione, un dibattito sul Green Deal, sul digital, eccetera. Ebbene, che cosa ci ha insegnato questa crisi? Cos'è che cambia con questa crisi quando partirà la conferenza sul futuro dell'Unione a settembre? Che probabilmente questa dicotomia, questa separazione tra questioni istituzionali e questioni di policy non tiene più, non può più essere. Non può più essere tenuta così separata, adesso al di là del fatto di chi farà cosa tra Parlamento europeo e Commissione nel dibattito, ma concettualmente è molto difficile tenerla separata, per il semplice fatto che oggi, dopo questa crisi, parlare di Green Deal non vuol solo dire parlare delle politiche del Green Deal e di ciò che è stato proposto, ma vuol dire anche chiedersi se i poteri e le competenze di cui l'Unione Europea oggi gode in virtù delle competenze di attribuzione che gli danno gli Stati nei trattati sono sufficienti per poter ottenere quel risultato che noi dal Green Deal vogliamo dopo la crisi, avendo anche magari più risorse da dedicarci. Quindi la questione dell'avanzamento istituzionale e quindi delle competenze dell'Unione Europea, del quanto Europa io ho, e la questione delle politiche all'interno nel quadro del dibattito sulla conferenza sul futuro dell'Unione non potranno più essere separate. Ma probabilmente ci sarà la necessità di aprire un capitolo per ogni politica che si chiede non solo come deve funzionare, quali debbano essere gli obiettivi del Digital Single Market, dell'Unione Verde, eccetera, ma anche se l'Europa e le competenze dell'Unione Europea attribuite oggi agli Stati nei trattati sono sufficienti per arrivarci. Allora lì si apre un grande dibattito, un dibattito citoyen, come lo diciamo, un dibattito cittadino, che tocca il cuore poi del discorso della sovranità, del discorso dell'accettazione oggi da parte del cittadino di avere una prospettiva e di un punto di riferimento che è anche quello di una governance sopranazionale che lo governa e non solo nazionale, e quindi questa cosa verrà dibattuta probabilmente in pieno, cosa che non ci si accingeva a fare probabilmente nella conferenza del futuro dell'Unione per come era stata concepita prima di questa crisi. Quindi sarà una grande occasione per dibattere anche non solo le politiche, ma le fondamenta, cioè la divisione dei ruoli tra Europa e Stati nazionali per ogni singolo obiettivo. Voi avrete letto probabilmente la comunicazione della Commissione che è uscita qualche mese fa su come dovrebbe funzionare la conferenza, era una cosa pre-crisi, d'accordo, ma per quanto riguarda l'Eurodirect diceva che saranno identificati degli hub edX, degli Eurodirect che siano un po' il polo attraverso il quale negli Stati membri si potrà dispiegare questa conferenza. Abbiamo inserito nei vostri piani di lavoro del 2020 una flessibilità che vi permetta di utilizzare appena partirà, doveva essere subito, sarà nella seconda parte dell'anno, una serie di eventi tramutati in eventi eleggibili ai fini della conferenza sul futuro dell'Unione, sarà ancora di più ovviamente nella prossima generazione, ma questo lo stiamo disegnando, lo vedrete quando verrà pubblicata la call. Ultimissima cosa che volevo dire di esperienza personale percepita da Bruxelles nel dibattito italiano. Attenzione che non tutto, dobbiamo scardinare una certa retorica, una certa narrativa sul fatto che alcune cose all'Italia convengono e altre no. Penso, agli aiuti di Stato, che lo stiamo vedendo benissimo adesso. L'Italia ha sempre percepito, in termini di opinione pubblica, il divieto generale di aiuti di Stato che è inserito nei trattati come il volto peggiore e più arcigno dell'Europa, perché abbiamo avuto molte esperienze di entità e di realtà economiche non competitive che abbiamo sovvenzionato, basti pensare all'Italia, con aiuti di Stato a gogo che ci hanno permesso comunque di mantenere un certo tipo di standing, di clientelismo, di aziende che non sarebbero state sul mercato, eccetera, ma anche di mantenere dei livelli di occupazione. Ebbene, cosa ci ha insegnato questa crisi? Che nel momento in cui abbiamo tolto, perché c'era la crisi, il divieto di aiuti di Stato e ogni Stato singolarmente inteso ha potuto pompare nelle sue aziende risorse, gli Stati che ne hanno di più ne hanno pompate di più. Le
La Germania ne sta pompando inimmaginabilmente di più di quello che mai l'Italia riuscirà a pompare di aiuti di Stato nelle proprie imprese. Quindi il divario competitivo che si apre ora con il divieto di aiuti di Stato sospeso non è necessariamente nell'interesse del nostro paese. Quindi tante volte, e anche questo va spiegato nella narrativa come una delle lezioni di questa crisi, tante volte le regole europee, anche le più controintuitive rispetto a quelle che ci sono, tipo ma come l'Europa non ci lascia salvare un'azienda, in realtà sono delle regole fatte non solo per il funzionamento del mercato interno, ma che convengono molto a paesi che, grazie al debito pubblico, grazie a non avrebbero le risorse che ha un paese come ad esempio la Germania, da pompare nelle proprie imprese. Di esempi di questi ce ne sono a bizzeffe, se andiamo prima della crisi, basta ricordarsi i numeri che noi a Bruxelles abbiamo visto sulla equa distribuzione dei migranti. Nel momento in cui noi andassimo ad avere i poteri a Bruxelles, che non ci sono stati finora o non sono stati riconosciuti a livello sovranazionale, per imporre a livello europeo una equa distribuzione dei migranti o dei rifugiati tra Paesi membri, non è affatto detto che l'Italia non la debba prendere più di adesso. Per il semplice fatto che i numeri dicono che ci sono Paesi che negli anni ne hanno presi molti di più di noi. Allora, tutto il dibattito anche lì di percezione che viene dal fatto che il modo in cui arrivano in Italia i migranti è molto più drammatico di come non arrivino via terra i curdi o i siriani in Germania, è una cosa per cui è più che legittimo chiedere un aiuto e una presa di responsabilità europea, ma in termini di numeri alla fine non è affatto detto che una equa ripartizione dei migranti decisa a Bruxelles, secondo dei parametri oggettivi, non comporti per l'Italia il dovere di prendere di più di quelli che ne prende adesso. Questo sono solo due esempi, e quello degli aiuti di Stato è quello più incardinato nella crisi di adesso, per spiegare come nell'opinione pubblica a volte dobbiamo tutti fare lo sforzo di spiegare, di scardinare una certa retorica, una certa narrativa che si è sviluppata per cui le regole europee sono per forza a vantaggio di qualcuni e non di altri. Il divieto di aiuti di Stato è chiarissimo in questo senso, è una cosa tra le più arcigne se lo guardiamo nel caso singolo. Adesso ci rendiamo conto che quando la nostra impresa di Bergamo dovrà andare a competere nuovamente con l'impresa della Germania, il calzaturificio corrispondente in Baviera avrà in saccoccia un inimmaginabile quantitativo di risorse in più pompate dallo Stato su di essa, di quanto mai il calzaturificio di Bergamo potrà avere dallo Stato italiano, che di soldi ne ha meno. Quindi questo divieto è una cosa che può essere vista anche in questi termini. Queste sono un po' le lezioni a caldo che ho tratto, che volevo trasmettervi da questa crisi. Sono stati quindi 4 o 5 punti. Per quanto riguarda voi, visto che sono oggetto di, naturalmente, di molte domande per quanto riguarda i tempi della nuova generazione, eccetera, è evidente che rispetto al 2020, cioè quest'anno, i tempi di pubblicazione della prossima call per la nuova generazione slittano leggermente. Non posso dirvi altro, ovviamente, perché c'è un level playing fields. Se questo comporterà poi uno slittamento di qualche mese nel 2021 della generazione attuale, sarà una cosa che vi potremo eventualmente comunicare a breve. Ma poi per il resto, insomma, voi sapete che giuridicamente, e ne abbiamo tutta l'intenzione, noi dovremo pubblicare per la prossima generazione quest'anno qui, e quindi la cosa non viene ovviamente confermata. Questo lo dico perché molti, molti ce l'hanno chiesto. Tanto mi è cascato l'iPad. Sì, dottor Giordani, intanto abbiamo una domanda per lei, da parte di Laura Testoni. Ma reincanalare il recovery fund nel bilancio comunitario per via parlamentare non richiede moltissimo tempo? Questa è una domanda che ci viene posta dal CDE di Non è Roma. che si rincanala per via parlamentare, è che i soldi che verranno ottenuti andando sul mercato a prendere dei titoli garantiti da tutti, perché in fondo sono garantiti sul bilancio europeo, quei soldi in più che il bilancio europeo non avrebbe, perché sono soldi che andiamo a chiedere in prestito al mercato, ai cittadini,
Dire che vengono reincanalati nel bilancio comunitario vuol dire che vengono, poi le forme non le so neanche io perché non, nessuno le sa perché le stanno decidendo, ma il fatto che vengano poi spesi all'interno e con le regole del quadro finanziario pluriennale non vuol dire che si allungano i tempi perché il Parlamento deve approvare chissà cosa. Il nuovo quadro finanziario pluriennale comunque deve essere approvato dal Parlamento e lo deve essere entro quest'anno se noi vogliamo andare ai dodicesimi provvisori. Solo che a quel punto comprenderà non solo i soldi freschi versati, diciamo il bilancio vero dell'Unione Europea nel quadro finanziario pluriennale che poi si disaggrega nei bilanci annuali dell'Unione Europea, ma comporterà anche una capacità di spesa ulteriore. Presa in prestito appunto dal mercato con questi bond. Farlo attraverso il bilancio, il quadro finanziario pluriennale vuol dire che poi questi soldi andranno utilizzati per le linee prioritarie che sono scritte dentro il quadro finanziario pluriennale, il quale se dirà Green Deal, Digital e altre cose, vuol dire che andrà attraverso quello, non andrà su altre cose. Quindi la stessa logica approvata dal Parlamento europeo nell'approvare la gerarchia di priorità di spesa del quadro finanziario pluriennale sarà la logica anche di spesa per quel polmone ulteriore di risorse ottenuto attraverso delle garanzie e dei titoli. Vedremo come, vedremo poi con quale proporzione sovvenzioni oppure a fondo perduto oppure prestiti. C'è ancora una riflessione da parte di Alessandra Tozza. Si sta costruendo una gestione politica dell'Europa, non solo una gestione finanziaria. Mi sembra un vero passo avanti da presentare ai cittadini. Non ho sentito male, però sto leggendo, si sta costruendo una gestione politica dell'Europa, non solo una gestione finanziaria, mi sembra un vero passo avanti da presentare ai cittadini. Sì, è quello che dicevo io, cerchiamo di dire la risposta europea è stata sicuramente europea, ma poteva essere europea in senso intergovernativo. Questa crisi qui è una crisi simmetrica, imposto una risposta di livello europeo, anche solidaristico alla fine, nei modi. Il controllo del Parlamento europeo per il fatto che siamo dentro il quadro finanziario pluriennale, non fuori, non è una piccola cosa. Quando hanno creato il Fondo Salva Stati, che prima si chiamava in un modo, adesso si chiama MES, quando hanno creato il Fiscal Compact, è una cosa che è andata al di fuori del quadro giuridico dell'Unione Europea, dove in un senso prettamente intergovernativo, allora sì che si poteva dire che la Germania o chi pesa di più pesa di più. Incanalarlo attraverso il quadro giuridico dell'Unione Europea, anche questa risposta forte, ad esempio del quadro finanziario pluriennale attraverso i bond, eccetera, vuol dire sì poter dire abbiamo una risposta europea sovranazionale e sovranazionale non è una parola astrusa istituzionale, sovranazionale poi vuol dire solidaristica di fatto, perché le garanzie date dal bilancio comunitario su dei bond sono delle garanzie date da tutti, perché il bilancio comunitario lo danno tutti. Quindi sì, si può, va detto questo. Perfetto, grazie. Non ci sono altre domande o ci sono? Aspettiamo ancora un secondo per vedere se... Ecco qui, abbiamo una domanda da parte di Maurizio Potente Come contemperare che ci tempestività degli dice come aiuti? e attendere il reincanalamento delle risorse nel bilancio europeo per attivare il piano Allora, Marshall? ci sono delle cose che voi sapete sono operative dal 1° giugno. Sure, è attivo dal 1° giugno. Tutto il meccanismo BEI, che può valere anche più di 200 miliardi alla fine, è un meccanismo che non deve necessariamente aspettare, a meno che non lo usino poi per andare ancora oltre quello che è stato detto, e allora sì, servono i bond, serve probabilmente il quadro finanziario pluriennale, ma i meccanismi SURE, i meccanismi Banca Europea degli investimenti, lo stesso meccanismo MES, sono cose che non devono aspettare il 1° gennaio 2021 o più tardi se non c'è un accordo sul quadro finanziario pluriennale. Non dimentichiamoci che ci sono una serie di risposte che l'Unione ha dato in termini emergenziali anche come tempistica, compatibilmente con quello che l'Unione Europea come pachiderma che deve negoziare si muove, perché stiamo comunque parlando del 1° giugno, se va bene, non prima, o poca roba prima, poca roba è stato il riorientamento dei fondi strutturali, che è una cosa che sta partendo prima, ma poi il recovery, il piano Marshall, il recovery process, attraverso il recovery fund, è una cosa che se si innesta dentro il quadro finanziario pluriennale, evidentemente,
avrà tempi che sono consoni a quelli del quadro finanziario pluriennale, ma nessuno ha dubbi che la ripresa da questo enorme, da questa enorme crisi avrà bisogno di anni e anni. Quindi sì, c'è stata una risposta immediata, pensate al reindirizzamento dei fondi europei attraverso la CRI, no? Il Commission Investment Initiative fatti con i fondi strutturali, per cui adesso si potrà spostare da fondo a fondo, da regione a regione, da priorità a priorità e concentrare in maniera immediata, senza aspettare il gennaio del 2021, tutta una serie di risorse dei fondi europei dentro le emergenze Covid, le emergenze mediche, le emergenze sanitarie, le emergenze di acquisto di materiale, eccetera. Questa è una cosa. Sure, che sono programmi che entrano subito e valgono anche per gli autonomi, tra l'altro, non solo per i dipendenti, per quanto riguarda la cassa integrazione a breve termine subito, quindi ci sono delle risposte a breve termine, però le risorse sono quelle che sono, perché queste risposte a breve termine sono fatte sulla possibilità vigente dell'Unione Europea di avvalersi del proprio bilancio, di una riorganizzazione dei fondi strutturali ed eventualmente di avere delle garanzie date dagli Stati membri, non necessariamente a valere sul bilancio europeo, ma dagli Stati membri, per finanziare i 100 miliardi di shore. Fin lì si poteva arrivare a Unione Europea vigente. Il salto quantico che facciamo attraverso i bond o attraverso un recovery fund finanziato andando sul mercato, che è una cosa mai vista finora, quello mi dà un polmone di risorse addizionale che però si incardina nei tempi del quadro finanziario pluriennale e quello sì probabilmente avrà dei tempi più lunghi. Fatto salvo le proposte e quello che verrà fuori nei prossimi mesi, che non ho la bacchetta magica neanch'io ovviamente. Sì, abbiamo un'altra domanda di Francesco Di Crescenzo. I bond non rischiano di andare contro la regola di pareggio di bilancio UE? Allora, qui è una questione molto complessa. C'è un articolo preciso del trattato che dice che il bilancio europeo deve essere pareggio. Se gli Eurobond scardinano questa cosa, bisognerà vedere se questo implicherà una riforma dei trattati, cosa che da quello, ma sono cose molto tecniche, da quello che ho visto girare finora non sembra, anche perché, come avevamo già cercato di spiegare, l'Unione Europea già oggi emette Eurobond. Solo che questi Eurobond ci sono due concetti. Gli Eurobond che vengono tirati su anche sulla base del bilancio comunitario per dare dei prestiti a degli stati, ed è quello che succede oggi, che è successo con la Grecia, che è successo con la crisi, che è successo con la bilancia dei pagamenti fin dagli anni 70, anche verso l'Italia, quindi dei titoli per prestare a degli stati. Altra cosa sono dei titoli europei a valere del bilancio comunitario per fare cose europee. Cioè un debito che venga contratto e che resta tutto a livello del bilancio europeo. Allora sì c'è un problema di bilancio in pareggio, perché se io quei soldi non li uso per dare in prestito a te Italia e con un contratto specifico per cui poi tu me li devi ridare e io so che rientro, ma li uso ad esempio per completare le reti transeuropee di trasporto o per fare il sussidio di disoccupazione europeo, quindi uso un debito europeo per fare cose europee, non per prestare a degli stati che poi contestualmente al contratto di prestito me li restituiscono, allora lì si va dentro probabilmente si apre un discorso di pareggio di bilancio e si apre un discorso anche di riforma dei trattati. Ma ripeto, sono cose molto tecniche e le soluzioni che possono venire trovate, ad esempio sul fatto che le garanzie non vengono iscritte a bilancio immediatamente, soprattutto se sono perenni o perpetue, eccetera, è un discorso molto tecnico e probabilmente ci sono delle soluzioni intermedie, che non conosco francamente, finché non le vedremo scritte. Una domanda ancora da parte di Mattia Vinzi. Ci sono spunti per una revisione dei trattati, magari dopo la conferenza di Quando la Roma? von der Leyen, nelle sue political guidelines, ha proposto in maniera molto ferma la conferenza sul futuro dell'Unione, non ha mai escluso che questo potesse portare ad un'apertura dei trattati, pur rimanendo la Commissione abbastanza in seconda fila sulla necessità. La Commissione non sarà quella che è in grado di imporre ovviamente né una riforma dei trattati né neanche la riapertura dei trattati attraverso una conferenza intergovernativa o come da Lisbona in poi voi conoscete la modalità leggermente più leggera ma di uguale forza che è quella della convenzione per riformare i trattati. È
La Commissione non si è mai spinta a dire che questo sarà necessario a seguito delle riflessioni che verranno fuori dalla conferenza intergovernativa, scusate, della conferenza sul futuro dell'Unione. Quello che ci si sta chiedendo adesso è se il Consiglio europeo, insieme al Parlamento europeo, insieme alla Presidente von der Leyen, in questa dichiarazione, interistituzionale che stiamo aspettando sulle ambizioni e sullo scope, quindi sulle attività della conferenza sul futuro dell'Unione, dopo la crisi dovrà dire delle parole più esplicite anche sul fatto che il punto di caduta di questa riflessione possa o non possa riaprire i trattati. Se è vero quello che dico io, che dicevo io, che comunque si respira un pochettino, che le questioni prettamente istituzionali sulle competenze dell'Unione Europea e le questioni più prettamente di policy, così come verranno discusse all'interno della conferenza sul futuro dell'Unione, non potranno più essere disgiunte una dall'altra e separate, e allora è probabile che alla fine, ad esempio, un attore come il Parlamento europeo chieda poi che il punto di caduta, ma non vi sto dando una notizia, è una prospettiva solamente, che il punto di caduta di queste discussioni, soprattutto se ben strutturato, poi richieda un'apertura dei trattati per adattarli a quello che è stata la cosa. A naso mio è un po' più probabile dopo la crisi che prima della crisi che questo avvenga. Quello che succederà in realtà non lo sappiamo, anche perché ci sono paesi molto pro-europeisti, a partire dalla Francia, che sono un po' restii ad aprire i trattati per il semplice fatto che sai che quando li apri non sai mai come li richiudi. Ci sono paesi come Ungheria, eccetera, che faranno un forte caso per ripatriare delle competenze. E voi sapete che adesso le competenze europee si possono anche riportare indietro. Non mi sembra ci siano altre domande. Non so se vuole intervenire qualcun altro per un saluto finale oppure se il dottor Giordani vuole fare lui il saluto finale per chiudere questo webinar. Ci sono altre domande? Ci prendiamo ancora un secondo per capire se c'è qualcun altro che vuole intervenire? Mi sembra di no. Allora io vi ricordo che noi consegneremo la registrazione di questo webinar alla rappresentanza qui a Roma, e che quindi poi renderà disponibile sia a tutti voi, ma anche a coloro che hanno avuto eventualmente dei problemi di accesso. Vi ricordo che oggi pomeriggio la rappresentanza vi invierà il link per poter partecipare alla riunione di domani mattina, che non si farà su questa piattaforma, ma su una piattaforma del Parlamento europeo. E invece ci rivedremo di nuovo su questa piattaforma il 30 aprile. Abbiamo già preparato la pagina, vi verrà inviato quanto prima il link da parte della rappresentanza. Dottor Giordani vuol dire ancora un saluto finale prima No, di io vi finire la. saluto, vi ringrazio, vi do come si dice, una speranza che non tutto debba switch online del vostro piano di comunicazione nazionale, ma che si possa posporre anche in autunno. Tutto quello che per il 9 maggio viene impossibilitato, diciamo, e non avete potuto trasferire online, può essere posticipato, e ricordo che occasioni in autunno di eventi fisici, sperando che si possano fare almeno in termini quantitativamente significativi, non ne mancheranno, perché quegli spunti potranno essere ad esempio il lancio della conferenza sul futuro dell'Unione, e quindi quello che avreste celebrato intorno alla dichiarazione Schuman il 9 maggio si può ricostituire successivamente in eventi fisici in autunno, sperando poi che ci sia lo spazio per farne sufficienza. E grazie a tutti, perché sappiamo che è stato molto difficile, e un pensiero particolare a Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e anche Piemonte, che sappiamo avere delle realtà sociali. Ecco, un'ultima cosa, grazie mille agli Eurodirect che abbiamo interpellato nel nord Italia per questo carotaggio, per queste domande specifiche che abbiamo posto sulle conseguenze, sull'impatto sociale ed economico della crisi nei vostri specifici territori, perché ci è stato utilissimo anche per dimostrare alla nuova gerarchia della Commissione l'utilità vostra,
non solo in termini di outreach, ma anche in termini di feedback, e questo voi sapete, me l'avevo già preannunciato, sarà una delle caratteristiche che vorremmo espandere sempre di più a partire dalla prossima generazione. Quindi grazie molte. Va bene. Allora, io ringrazio tutti i relatori per aver comunque permesso l'incontro quest'anno, perché altrimenti non ci saremmo visti ancora per un po'. E ci vediamo domani sulla piattaforma del Parlamento europeo. Grazie, Luce. Ciao a tutti. Arrivederci. Grazie, dottor Giordani. Arrivederci. Potete abbandonare la piattaforma.